Ciao a tutti, benvenuti a una nuova lezione del corso Digital Fabrication. Oggi vi parlerò della fresatura, quindi macchina a controllo numerico. Nel mondo dei maker non esistono solo stampanti, ma diciamo, l'altro versante delle macchine che si possono utilizzare, che troverete nei laboratori, sono macchine che servono per scavare il materiale. Quindi se da una parte abbiamo la stampante che è come il vasaio che depone materiale sul piano di lavoro e costruisce gli oggetti, dall'altra parte abbiamo tecniche più, se volete, familiari, che vanno a togliere materiale da un blocco, per esempio di legno, di materiale plastico o anche di metallo. Quindi le macchine per la fresatura esistono anche queste da parecchio tempo e quelle che potete trovare in laboratorio sono di solito macchine abbastanza semplici, sono formate da un piano di lavoro che può andare da pochi decine di centimetri fino anche a qualche metro, e per il loro funzionamento utilizzano una specie di trapano che in inglese viene chiamato anche router. Questo trapano monta una punta speciale, viene spostato per andare a scavare il blocco di materiale che avete bloccato sul piano di lavoro. Esistono macchine semplici che lavorano su tre assi, quindi XY e in verticale, e macchine poi più complesse e costose che utilizzano 4, 5, 6, 6 assi e anche bracci robotici. Sono macchine molto complesse, molto più difficili da utilizzare. Una macchina a più assi, cosa vuol dire che una macchina ha più assi? Quindi quella a tre assi ha un trapano che viene spostato, e questo trapano è sempre posto in verticale con la punta che va verso il basso, da questa scala. Invece una macchina a quattro assi, per esempio, può avere un motore in più che serve per ruotare la punta. Una macchina a, per esempio, a sei assi ha un movimento completo della testa, in modo da poter anche, diciamo, ruotare, andare a fare lavorazioni che sarebbero difficili con una macchina che può lavorare solo dall'alto. Esistono tre tipi di lavorazioni per queste macchine, sono 2D, 2D e mezzo e 3D. 2D, quando usate questa macchina, praticamente per tagliare. Se voi potete posare una lastra di materiale, mettete nel mandrino della macchina, il mandrino è la parte che tiene la punta, una punta adatta al taglio, la macchina si muove semplicemente in orizzontale, fa un po' come un taglio laser, una vinyl cutter, serve per tagliare dei fogli di materiale. È abbastanza rapida e come costi rispetto a una laser cutter avete delle spese molto, molto minori. Quando lavora a 2,5D vuol dire che la macchina ha dei piani preimpostati, quindi lavorerà come a gradoni. A volte si usano queste lavorazioni per fare o delle sgrossature di un pezzo, quindi viene sgrossato, quindi a gradoni, facendo dei salti, non so, magari da 5 mm anche, e poi viene rifinito con una seconda passata. Oppure può essere che voi abbiate un oggetto abbastanza semplice che magari richiede un fondo e alcuni altri strati, quindi vengono impostati delle stratificazioni, diciamo, fisse, e le lavorazioni vengono fatte tutte a quell'altezza. Invece la lavorazione 3D vera e propria è quando l'utensile si muove in modo completo nello spazio, quindi va a muoversi diciamo con il minimo passo possibile anche sull'asse Z, e lavora quindi come se fosse una stampante. Le precisioni più o meno sono quelle della stampante, anche migliori. Quello che può modificare le lavorazioni sono le punte. Le punte che vengono montate sul mandrino non sono delle semplici punte da trapano, perché la punta da trapano è fatta per fare un buco, mentre le punte di una fresa servono per fare dei tagli, quindi si muovono in orizzontale e devono tagliare quando si muovono in orizzontale. Ci sono punte con la testa piatta, che sembra proprio la punta del trapano, solo che non ha la parte a punta, e serve per fare dei tagli, quindi per tagliare quando si muove in orizzontale. Ci sono punte, per esempio, coniche, che servono per fare incisioni, oppure per ricavare delle pareti laterali inclinate, o altrimenti punte anche con la testa sferica o semicircolare, che servono per lavorare quando si va in 3D e per fare delle superfici più lisce possibili.
Lavorare con le frese può essere più difficile che lavorare con una stampante. Con la stampante non dovete preoccuparvi di molto, fate il disegno e lo mandate in stampa e questo esce. Con la fresa ci sono tutta una serie di problemi. Uno, perché dovete, cioè, il materiale è già presente, quindi dovete in qualche modo girarci attorno, e a volte vi trovate in situazioni difficili perché diciamo il mandrino andrebbe a sbattere contro il materiale che c'è, quindi non potete lavorare sotto. L'altro problema è quello di fermare le parti, quindi le parti, le macchine, quelle custose, hanno un piano aspirato che tiene appiccicato con dell'aria che viene aspirata il pezzo sul piano, mentre quelle economiche, quelle casalinghe, i sistemi di fissaggio devono essere per forza, diciamo, manuali, quindi con delle viti, un collaggio, con dello scotch. Il problema è se dovete fare una lavorazione sopra e sotto, quindi dovete crearvi dei riferimenti, dovete farlo sempre voi, in modo che possiate fare la lavorazione da un lato dell'oggetto, poi girarlo, grazie ai riferimenti, rimetterlo in, diciamo, in allineato, e poi procedere con la lavorazione sul lato inferiore. Capite che è abbastanza problematico se si lavora su misure molto piccole, garantire l'allineamento. Realizzare una macchina di questo tipo è abbastanza semplice, difatti sono nate tutta una serie di kit, kit che vi permettono di costruire con poca spesa una macchina CNC e casalinga. Come router di solito si utilizza quel trapanino tipo il Dremel. La motorizzazione utilizza i motori passo passo, delle schede che possono anche essere, diciamo, prese a prestito dal mondo delle stampanti. Le strutture si possono realizzare per esempio in legno, che, diciamo, è molto semplice crearsi in uno, diciamo, in garage, perché diciamo, per lavorare in legno non servono particolari attrezzi. E si possono trovare dei telai anche in vendita in alluminio che garantiscono una maggiore robustezza e precisione. Il problema di un kit è che una macchina con un telaio in legno ha delle tolleranze che possono andare bene per un certo tipo di lavori, ma se volete la precisione bisogna per forza spendere di più, quindi avere una macchina migliore. Esistono anche in commercio delle macchine piccole frese che si possono acquistare, sono alla portata di tutti. Per esempio la Roland ne produce una molto piccola, il modello, mi pare M30 se non sbaglio, che è una macchinetta poco più grande di una, anzi grande come una piccola stampante 3D, che è in grado di fare delle fresature, delle incisioni su piccoli parti di materiale, non arriva a 10 cm di lato. Si usa di solito per fare, appunto, piccoli lavori di gioielleria, incisioni e anche la realizzazione di circuiti, diciamo, stampati, perché sono in verità incisi con delle piccole punte. Il software necessario per lavorare con questo tipo di macchine è meno, diciamo, maturo rispetto a quello delle stampanti, però se ne trova, diciamo, parecchi esempi anche online, quindi gratuiti, open source. C'è una distribuzione di Linux appositamente creata per pilotare le macchine di frese a controllo numerico. E anche qua partite sempre da un disegno 3D che viene realizzato con il vostro CAD preferito. Poi il disegno viene passato a un software di CAM. Questo software calcola i percorsi della macchina, e questa è la fase un po' più delicata. Esistono anche dei software gratuiti per calcolare i movimenti della macchina, perché è una fase delicata, come dicevamo prima, perché se i percorsi non sono ben calcolati potreste danneggiare facilmente il pezzo.